Eccoci di nuovo insieme. Da un po' di tempo a questa parte, a Sei a Casa, ci stiamo occupando delle malattie rare e anche la sindrome di Sjögren fa parte appunto delle malattie rare. C'è bisogno di parlarne sempre di più per sensibilizzare e far conoscere questa malattia. Ne parliamo con la presidente di Animas Onlus, la dottoressa Lucia Marotta, che è tornata a trovarci. Buon pomeriggio. Grazie. Sì, purtroppo è necessario accendere i riflettori su questa malattia, perché sebbene rara, tutt'oggi non è stata ancora inserita nei LEA, sebbene a livello europeo nel 2017 finalmente c'è stato questo riconoscimento di malattia rara inserita nel gruppo ERN delle connettiviti. Però in Italia c'è purtroppo una volontà a non considerarla rara, sebbene ci sono stati negli ultimi anni vari lavori di ricerca e anche un nostro lavoro che noi abbiamo sostenuto presso l'Università di Ferrara per dimostrare che anche in una piccola regione, diciamo non piccola perché la regione Emilia-Romagna non è piccola, però non rappresenta sicuramente l'Italia, dove effettivamente c'è tanta confusione ancora tra la sindrome di Sjögren primaria, la secondaria e soprattutto la sindrome sicca dell'anziano. Quindi questo fa lievitare i numeri epidemiologici della patologia ed è un elemento contro il vero riconoscimento poi della sindrome di Sjögren primaria, che è quella non tutelata, perché le forme secondarie all'artrite reumatoide, sì, o al lupus o anche alla sclerodermia, che è stata riconosciuta nel 2017 come rara, la Sjögren primaria sistemica, che è veramente invalidante, resta fuori. E quindi chi purtroppo è colpito da questa malattia non solo non ha tutele a livello di esenzione ticket, ma il suo percorso diagnostico ancora è laborioso, nonostante i 14 anni di lotta che l'associazione sta facendo per sensibilizzare e formare. A livello nazionale. A livello nazionale, noi recentemente, proprio due giorni fa, abbiamo fatto un primo corso formativo ECM, quindi con i crediti, per stimolare l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione dei medici di medicina generale, perché in realtà spesso non conoscono questa patologia e, non conoscendola, non hanno neanche il sospetto diagnostico. Quindi è importante parlarne sempre di più, ma anche la conoscenza è fondamentale per non fare più confusione, certo, perché in questa confusione, mentre le forme secondarie sono tutelate perché si ha l'artrite reumatoide, quindi comunque c'è una tutela per chi ha questa patologia o per il lupus o la sclerodermia, chi ha la forma invece primaria resta abbandonato. Non ci sono centri multidisciplinari per questa patologia, nonostante gli sforzi dell'associazione nel sostenere gli ambulatori, nel sostenere anche l'ambulatorio di Verona al reparto di immunologia clinica, quello di Salerno, ma anche ha collaborato per anni con il Policlinico di Roma. Però il problema è che se questa malattia non viene riconosciuta a livello ministeriale come malattia rara, non ci sono gli obblighi da parte delle regioni di scegliere i centri di riferimento, ma con la multidisciplinarità, perché parliamo di una malattia rara, cronica, degenerativa, ma sistemica, quindi dove c'è una complessità di organi che vengono compromessi. Per cui è impensabile che esista solo il reparto di immunologia clinica o di reumatologia.
Certo. Perché chi soffre di questa patologia ha bisogno dell'oculista, ha bisogno del gastroenterologo, ha bisogno del pneumologo, del cardiologo, dell'ortopedico, del fisiatra. Quindi effettivamente è impensabile che uno che già sta male debba percorrere viaggi spesso, oppure già solo Verona abbiamo due centri, per cui due ospedali, e quindi una persona che già ha difficoltà spesso anche motorie, quindi anche già una disabilità che diventa pesante da gestire, nel momento in cui si va nel reparto bisognerebbe che ci fosse una collaborazione, certo, una per sinergia, agevolare tutto. Sì, questo cammino, perché altrimenti diventa difficoltoso, diventa come difficile. È diventato quasi un calvario per me 20 anni fa, certo, perché certo. 20 anni fa veramente c'era il nulla. Insomma. Dottoressa Marotta ci ha portato il suo libro La sabbia negli occhi, abbiamo visto anche in onda il trailer perché il suo libro è diventato un film. Sì. Purtroppo abbiamo pochi minuti oggi a disposizione, però io prendo un impegno con lei. Grazie. Che torneremo assolutamente a parlarne con il nuovo anno e andremo ad approfondire tutti i temi che riguardano la malattia. Soprattutto dobbiamo cercare di sensibilizzare chi può veramente fare qualcosa per risolvere tutto quello che ci ha detto fino ad ora. Adesso, come ogni giorno di questa settimana, ci vediamo la ricetta. Abbiamo una carbonata di birra e cipolle. Vediamola insieme. È Gloria la chef che ci accompagnerà nella ricetta di oggi. Passiamo dal risotto alla carne. Sì, perché sapete benissimo che durante la nostra settimana noi cerchiamo sempre di creare un menù, quindi vi diamo un po' tutte le indicazioni del caso per fare bella figura con i vostri ospiti, oppure insomma per fare una bellissima cena in famiglia. E allora, siamo pronti a presentare la ricetta che andiamo a preparare insieme ai nostri telespettatori? Sì, sì. Che cosa facciamo oggi? Allora, io ho proposto di preparare la carbonata con birra e cipolle. Carbonata con birra e cipolle. Io vado già in difficoltà perché mi dici carbonata, io conosco solo la carbonara, ma è un'altra cosa. Quindi, che cos'è la carbonata? Allora, è carne, il piatto è composto da carne di vitello, sì, specialmente scamone, e cipolla bionda, okay, farina, pepe, sale e birra. Ok, quindi abbiamo tutto quello che ci serve, perché vedo che ti sei munita di tutti i tuoi strumenti, di tutti i tuoi ingredienti. Dobbiamo procedere con la preparazione. Da dove si comincia? Allora, io comincerei a tagliare la cipolla a filangieri. Anche io, mi fido di te. Allora, tagliamo la cipolla. Cerchiamo di non commuoverci troppo. No, no. Speriamo di no. Poi ci serve una padella, ovviamente, e la farina, perché poi andremo a infarinare i nostri straccetti di carne. Ci serve anche un po' di olio per fare sì, il soffritto. Per fare il soffritto. Ok. Allora, andiamo sul nostro fuoco, prima tagliamo la carne. Prima tagliamo la tagliamo la carne. Allora, la carne viene tagliata a listarelle, sì, e non molto grandi perché poi la cottura diventa troppo lunga. Certo, quindi anche un piatto abbastanza veloce, sì, se poi sì, lo sfumiamo, lo infariniamo in 10 minuti, 15 minuti, in quanto 20 tempo? 20 minuti, dai. 20 minuti. Allora, abbiamo messo a soffriggere la nostra cipolla, adesso passiamo a infarinare la carne che abbiamo tagliato a straccetti, giusto? Sì. E allora? Allora, ci mettiamo sul tagliere, ci appoggiamo, visto che poi insomma è quello che facciamo anche a casa nostra, quindi straccetti abbiamo detto che devono essere di un centimetro almeno, sì, di spessore. Ok. Abbiamo preferenze sulla birra da utilizzare? No, no, non fa differenza. Infariniamo il tutto,
li muoviamo bene con le mani in modo che la farina vada un po' in ogni punto della nostra carne. Ovviamente affidatevi al vostro macellaio di fiducia poi per cercare di capire, insomma, se la carne è morbida, utilizzare quella migliore. Adesso aggiungo la birra per finire la cottura. Che profumino, Gloria, mamma mia! Non so se è la carne, le cipolle, insomma, la birra, di tutto di più, eh! Siamo pronti ad impiattare? Abbiamo detto che in effetti la cottura era abbastanza veloce, così è stato, così è stato. Così manteniamo la carne bella morbida. Esatto. Ecco, diciamo che questo è un piatto che magari è meglio non consumare se poi dovete vedere il vostro fidanzato, giusto? Esatto. Però, se la mangiate tutte e due... E allora decoriamo anche questo un po' di pepe, facciamo un po' di giusto una spolveratina di pepe sul piatto e poi una decorazione con un briciolo di prezzemolo. E voilà, la nostra carbonata è pronta. Grazie Gloria per averci insegnato questa ricetta che non avevamo mai visto nelle puntate di Sei a Casa, quindi sei stata una pioniera della carbonata. Ci vediamo domani. Grazie. Domani abbiamo il dolce, mi raccomando, restate con noi. Buon appetito. Buon appetito. Grazie Luana, siamo di nuovo in studio, siamo in chiusura. Io vi ricordo che se volete acquistare i libri che parlano proprio della sindrome di Sjögren lo potete fare attraverso il sito internet dell'associazione, e poi se volete invece acquistare il film La sabbia negli occhi lo potete fare scaricandolo sulla piattaforma digitale Cinemaf. Grazie davvero alla dottoressa Marotta per essere stata con noi, ribadisco, torneremo a parlarne con l'anno nuovo. Grazie anche a tutti voi per averci seguito, per oggi Sei a Casa termina qui, rimanete sintonizzati su Telearena. A domani.